la situazione degli operai oggi? È una situazione molto tesa all'interno dello stabilimento. Io sono rientrato, però è molto tesa anche perché c'è molta incertezza per il futuro e comunque ci abbiamo il lavoro per adesso per 15 giorni, per 2 settimane. Lei è rientrato, però molti sono rimasti fuori. Com'è il clima tra gli operai stessi? C'è tantissima tensione, perché comunque chi è rimasto fuori non è giustificato, e di conseguenza si sentono tutti i lavoratori di Antonio Merloni. Però noi siamo consapevoli che comunque fuori abbiamo 600 persone che premono di rientrare, e di conseguenza siamo preoccupati, preoccupatissimi, perché c'è molta tensione. 2 settimane di produzione sicure e poi dopo? E poi dopo il nostro futuro purtroppo al momento è questo. Cercheremo comunque in tutti i modi di tirare fuori l'azienda più possibile, diciamo, a livello di produzione, perché in questi 15 giorni si dovrebbero comunque materializzare altre commesse, altri introiti per l'azienda. Chi ha le colpe per questa crisi così rapida, immediata, fulminea? Le colpe chiaramente c'è stata una gestione, diciamo, negli anni un po' blanda, e di conseguenza ci ha portato a questi livelli. Poi dopo le colpe le possiamo dare a tutti: la globalizzazione, gli imprenditori che sono andati all'estero, le colpe sono generali. Lei fa parte del sindacato in qualche modo, ma da dentro non si vedeva questa crisi endemica che c'era nell'Antonio Merloni? Allora, da dentro si vedeva, sono tanti anni che comunque c'era questa crisi. Però si vedeva e si sentiva, si avvertiva, perché sono quasi 10 anni che c'è la crisi. Però quando la proprietà comunque a fine anno decideva di riappianare i debiti e ci permetteva comunque di stare sul mercato, noi non potevamo fare niente. A febbraio l'Antonio Merloni ha fatto una conferenza stampa in cui dichiarava che l'azienda andava bene, che avevano fatto 900 milioni di fatturato, mi sembra qualcosa del genere. Voi lì avevate intuito che c'era qualcosa che non andava? No, lì l'azienda comunque ha detto che aveva fatturato quello che ha detto lei, però ci ha anche detto che il 2007 era chiuso con 37 milioni di debito, e da lì è nata la preoccupazione. Poi dal momento che l'azienda ha deciso di non tirare fuori più soldi, sono venuti fuori i problemi da febbraio in poi. Ci sono prospettive per prendere lo stipendio del 15 novembre? Allora, prospettive, noi come sindacato abbiamo contattato le province ci hanno perlomeno assicurato che la prima tranche cadrà adesso, se non cadrà proprio il 15 cadrà verso il 20, comunque l'anticipo ce lo darà la provincia.